Prova del QRM Eliminator. Io ho l'impressione che questo non funzioni. Questo non è quello che ho riparato, è quello che ho qui in laboratorio. Questi sono i segnali normali. Ora, settato così, lo accendo e si abbassa tutto. Ok, questi sono i picchi dovuti alla rete a 100 megabit di quel D-Link, quelli che vorrei eliminare. Quindi io lo accendo. Ora, qui abbiamo l'antenna radio che posso alzare o abbassare completamente. Infatti adesso non ho niente, ora la alzo e ho il segnale, la abbasso e non ho niente, la alzo, cambio la fase, non cambia nulla, d'accordo. Però se lo spengo, guardate i segnali come vengono fuori. E questo è assurdo, cioè lui da solo già mi attenua tutto. E questa cosa non mi piace, vabbè, ok. Diciamo che mi attenua tutto. Quindi questa è l'antenna. E ora la abbasso. Ok? Abbassata completamente. Questo è l'antennino, questo qui. Va bene? Che, come vedete, basta toccarlo. È già qualcosa. Non so perché, ma mi prende già dentro, ma vabbè. Ok, falsi contatti a parte, se io alzo questo, mi prende giusto un pelino del disturbo. Questo è il disturbo che mi interessa eliminare, me ne prende giusto un pochetto. Quindi dove lo devo prendere questo cazzo di disturbo? Proviamo ad allungargli l'antenna. Che ne so, proviamo ad accoppiarla capacitivamente su un cavo di rete e non ci arrivo, quindi non lo so. Ecco, proviamo ad appoggiarla qua e già qualcosa prende. E infatti lo posso abbassare, che poi si abbassa e mi si alza dall'altro lato, va bene, perché sta invertendo la fase. Ora alziamo l'antenna e proviamo a girare la fase. E non succede un cazzo. Non cambia un cazzo. Proviamo a alzare, a metterli un po' così. Proviamo a variare la fase. Sì, il disturbo mi cala, ecco, così è, così sembra più basso, però non ho più quasi neanche il segnale. E allora alziamo il segnale al massimo, ma mi si alza anche il disturbo, e quindi spostiamo di nuovo la fase, e non cambia più un cazzo, e il disturbo è sempre lì. Come cazzo devo usarlo questo cazzo di coso? Si può sapere come cazzo funziona o è guasto? Perché qua non cambia assolutamente un cazzo. Niente, comunque io regoli. Non c'è verso di eliminare questo cazzo di disturbo senza abbattere anche tutti i segnali. Non c'è assolutamente verso. Vediamo, perché così, così sembra un po' più basso. Niente, sto provando in tutti i modi. Ok, se
spostiamo la fase, così si alzano tutti e due, spostiamo la fase dall'altro lato e non si abbassano, così il segnale più basso lo tengo così, però perdo anche tutto il segnale, perdo tutto praticamente. Infatti se spengo, guarda lì, questo coso come cazzo funziona. Ok, ho ricollegato tutto, l'antenna del disturbo è pinzata sul cavo di rete e ne becca un bel po', come potete vedere. È questo, ok? Questo è il disturbo. Ora il segnale, il mio segnale, ok, così ero riuscito a eliminarlo. Infatti ho l'FT8 qua e questo è il disturbo accanto, questo 1409. Ora posso abbassare il disturbo, vedete, si cancella praticamente, ecco. Mi rimane giusto un pochetto. È un po'... Ecco, diciamo che così è praticamente sparito. Anche da questo lato è sparito. E il mio segnale però è sparito anche, perché se spengo, eccolo lì, e se lo accendo sparisce pure il segnale. Ma che cazzo di, cioè, ora ho segnale, disturbo azzerato, disturbo completamente azzerato, ma il segnale è bassissimo, perché se lo spengo, guardate come cazzo viene fuori, e se lo accendo, ma che cazzo è, porco... Continuo a testare i QRM Eliminator, questo è il secondo che ho. E non sono riuscito a far funzionare neanche questo. Ora c'era un transistor qui che si comportava in modo strano. Si tratta di lui. Va bene, è per il PTT, e il PTT so che funziona, ma sul transistor si comportava in modo strano. E quindi l'ho tolto, perché l'ho misurato qua ma non mi fidavo. E cosa ho scoperto? Ho scoperto questo schifo. Come lo misuro? Gli ho saldato i piedini così. Metodo relativamente semplice per saldare i piedini su uno di questi transistor SMD è prendere un cavetto sfilacciato e, vedete, ne saldate uno, poi sul secondo, il secondo glielo avvicinate, il terzo pure. A questo punto avete saldato tutti e tre i piedini, li tagliate e vi trovate il transistorino SMD con le zampette. E vabbè, e comunque è rotto pure lui. Ah, che bello, i diodi sono a posto, adesso misuriamo i FET. Vi faccio vedere come saldo questi piedini su questo microscopico transistor SMD. Allora, come dicevo, prendo questo e tiro fuori
Ma sì, ne tiro fuori uno, lo stagno. Ok. E dopodiché glielo saldo. Se riesco. Ok. Saldato su uno dei due. Ok? Dopodiché lo metto così. Tiro su altri due fili. Ecco qua, uno e due. E questi li avvicino. Ecco qua, diciamo che più o meno toccano, ma io li faccio toccare così e gli do un punto di saldatura. Non so se si vede, ma è abbastanza semplice. Questo non si è saldato. Ok. Ok, a questo punto taglio qua e ho il mio transistor SMD montato su piedini che, se riuscissi ad allargare, potrei anche misurarlo, perché l'ho recuperato da questa scheda per sostituirlo qua. E vediamo se è un NPN generico, glielo metto e dovrebbe andare. Ora misuriamolo. Sì, lo potrei misurare col tester, bla bla, però questo coso è comodo, quindi me ne sbatto e uso la comodità. Ed è un MOSFET. Di tutto quello che potevo prendere ho preso un cazzo di MOSFET. Ma vaffanculo, va. Ovviamente ho scoperto dopo di avere un cassetto con scritto SMD, tutta roba di recupero, tranne questo schifoso tubo appiccicaticcio di plastica che non so da dove cacchio viene fuori, che butto immediatamente. Ma ho un pugno di roba SMD, tra cui immagino anche dei transistor. Ecco qua, ne vedo uno. Se riesco a prenderlo senza perderlo, magari lo provo. 2 ore dopo ho cercato in tutti i modi il transistor SMD da sostituire, non l'ho trovato, e allora ho messo un transistor NPN normale, vaffanculo. Perché tempo fa cercavo un transistor PNP SMD, assolutamente introvabile. Ho cercato ovunque nelle mie schede di recupero. Qui, metti a fuoco, telecamera del cazzo! Ho cercato ovunque nelle mie schede di recupero senza mai trovare un transistor PNP. Oggi cercavo un NPN SMD e li ho trovati tutti PNP, finché a un certo punto mi sono rotto i cosiddetti e ho detto vabbè, vaffanculo, sai che c'è, io metto un transistor normale e ciao. E ora succede questa cosa, non so se vi ricordate, che mi funzionava al contrario, cioè io per usare questo coso dovevo ponticellare qui. E invece adesso funziona perfettamente, cioè... Oddio, sì, mi pare. Io non ci capisco un cacchio di come funziona questa cosa. Vediamo un po' su delle broadcast, andiamo sui 15... Sì, vale a prendere adesso le broadcast, che la propagazione è andata al diavolo.
Vediamo se trovo una stazione. Me la dai una stazione radio? Niente. Sordo. La sordità. Se lo spengo, stessa cosa. Ah, no, se lo spengo, guarda. Ah. Praticamente lì viene fuori uno Stanag. Così è spento, così è acceso. Ok, adesso però chiudo qui e viene fuori il segnale. Quindi quando vado in PTT, giustamente devo chiudere qua e questo stronzo è disabilitato. Infatti io muovo quello che mi pare e non succede niente qui. Ok? Ma se io apro il PTT, quindi apro questo contatto, tacchete! Lui si mette in funzione e logicamente non prende più un cazzo, perché questo coso io ancora non ho capito come funziona. Per cui adesso alzo l'antenna qui, mi oriento la fase, ma comunque io ho una perdita di segnale mostruosa. Cioè quel segnale che vedevo lì praticamente non lo vedo più. E la telecamera non mette a fuoco. Va bene. Quindi lui sta funzionando in questo momento così, ma se lo spengo il segnale qua mi torna, è uno Stanag, i disturbi sono sempre qui, che sono quelli che cercherei di eliminare, ma se lo accendo praticamente mi sparisce solo il segnale, mi aumentano i disturbi addirittura. Ora, l'antenna dei disturbi è questa, infatti posso abbassarla e posso alzarla, ok? E la abbassiamo un po'. Ora, invece di qua c'ho l'antenna vera e propria. L'antenna vera e propria io la alzo, ma il segnale che dovrei trovarmi qua non me lo trovo. Non me lo trovo proprio, devo spegnere l'eliminator per vedere questo cazzo di segnale. Perché se lo accendo, io non riesco a vederlo più. Quindi questo coso attenua una bestia, è un attenuatore di merda, io non capisco. Ora, su questo l'unica cosa che non ho ancora cambiato sono i relè, ma li ho misurati e funzionano. Quindi a questo punto io getto la spugna, QRM Eliminator, mi dispiace ma non sta funzionando. Cioè, sì, magari mi attenua qualcosa, però se lo spengo è meglio. Se lo spengo mi spuntano fuori i segnali Stanag. E quindi qua c'è un altro, vediamo. Allora vediamo un po', andiamo un po' sotto, va. Andiamo sui 5. Qua ci sarebbe la Diocharlist, però niente, questa cosa non ci siamo. Allora, 6 MHz e 100, accendiamolo. Bam, sparito tutto. Oddio, il segnale c'è ancora. Ok. Che non mi cambia nulla. Vabbè. Ciao. Comunque lui attenua. Cioè, se questi sono i segnali, quando lo accendo attenua un botto. E c'è connessa solo l'antenna, eh? Solamente l'antenna. Qua non c'è niente. Anzi, stacco anche questo cazzo di connettore. Ok? Quindi lo spengo ed ecco i miei segnali. Quando lo accendo, eccoli, sparisce proprio tutto.
Si vede chiaramente, sparisce anche il rumore, perché attenua tutto. E posso regolare quello che mi pare, posso abbassare l'antenna, posso fare il niente sull'altro ingresso perché non c'è niente collegato, posso muovere la fase da una parte e dall'altra ma non cambia nulla. Però se lo spengo, è molto meglio a questo punto. Comunque alla fine vaffanculo il QRM Eliminator, ho rifatto tutti i cavi, ho rifatto qualsiasi connessione e ora ho bei segnali. Beirutti a Beirut. Ho veramente un po' di tutto adesso. Beh, c'è un po' di tutto veramente. Stanag. Cristanag. Qui ricorrenti si vedono i disturbi della rete. Ma non c'è un cazzo da fare, abbiamo capito che sto coso non funziona, vaffanculo. Sui 16 mi pare che non c'è niente a quest'ora. Se non i maledetti disturbi della rete che sono ovunque, come vedete. Pandemia, portami via. Dato che non ho ancora completato, non ho ancora finito io con questi QRM Eliminator. Questo è l'altro... E l'altro, quello che ho riparato nel video di prima, fatemi prendere questo. Adesso voglio vedere qui se anche questo transistor SMD è in corto. E quindi voglio veramente vedere. Guarda, ci provo direttamente col tester qua. Ecco qua. Ok. E infatti è in corto. Esattamente come l'altro. Bastardo. E voilà. Potevo fare di meglio? Sicuramente. Me ne sbatto? Certo. Va benissimo così. Questo è un 2N2222, vediamo se funziona. E non funziona. Perché... non scattano i relè, nemmeno se ficco questo. Quindi non funziona. Ditemi voi se non devo bestemmiare. Ok? Fronte del transistor con le scritte, emettitore base collettore. Misuro questo. Ed è esattamente al contrario. E infatti adesso funziona. Infatti lo accendo e i relè scattano. E quando chiudo qui
bypassano come devono bypassare. Adesso magari lo proviamo. Ed eccoci qua. Disturbo. Disturbo e segnali. Segnali radio. Ma sintonizziamoci sul disturbo e accendiamo sto coso. Quindi stacchiamo il contatto ed ecco che si abbassa tutta l'intensità del segnale. Alziamo un po' l'antenna. Sì, e torna un po' fuori. Se spengo, riaccendo. Sì, si abbassa un pochino, ma non come l'altro, devo dire. Chissà se riesco. No. Non lo riesco a attenuare sto disturbo, non c'è verso. Proviamo a collegare di nuovo l'antenna qua con i cavetti al disturbo direttamente. Vediamo un po' se riesco a prendere uno di questi cazzo di cavi. Ma come cazzo è possibile che ogni volta i cavi mi si devono attorcigliare tutti? Come cazzo è possibile? Come cazzo è possibile, dico io? Pure questi, ma cioè, che cazzo? Sì, sto facendo un troiaio, ma non mi interessa. Io qua adesso vado ad attaccarmi a un cavo di rete. Ecco, questo è il nostro disturbone. Abbasso l'antenna e questo è il disturbo. Abbasso il disturbo, che non si capisce com'è che... Ok, il discorso di fase sembra funzionare. Però devo intanto alzare l'antenna. Poi devo regolare la fase, ma non riesco ad abbassarlo. Senza mantenere. Ecco, questi sono i segnali. Se spengo siamo lì, se lo accendo non cambia niente. Così alzo solo il disturbo. In teoria al contrario, perché se io alzo al massimo l'antenna col gain io non vedo assolutamente variare nulla a livello di segnali, cioè non mi arriva niente di più, niente, proprio niente, non mi arriva niente. Per quale motivo? Cioè questa è l'antenna e se spengo io ho tutti i miei segnali qua. Proviamo a scendere. Ecco, qua c'ho l'FT8. Ok? Accendiamo. Ed ecco che cala tutto. Sì, se alzo al massimo lui mi torna più o meno come prima. Se spengo, vediamo. Sì, una leggerissima variazione. Rispetto all'altro funziona un po' meglio. Forse perché ho cambiato i relè. Però...
Il discorso dei disturbi proprio non gliene fotte un bel niente. Perché i miei disturbi ce li ho qua e qua. E sono presi da questa antennina. Che se io abbasso... Ah no, l'antennina non sta prendendo niente. Perché non sta prendendo niente? Andiamo a collegare di nuovo i filacci. Ecco, l'antennina adesso mi prende il disturbo. Perché gain di antenna a zero, gain di antennina al massimo, se lo abbasso cala. Cala e poi si rialza, non so perché, ma questo è dovuto a poi alla fase. Infatti così lo azzero e così aumenta, ma se la fase è così, così aumenta e così lo azzero. Quindi ora cosa faccio io? Alzo il segnale al massimo. Alzo questo in modo che sia più o meno simile e provo a modificare la fase. E dovrebbe abbassarsi. E non si abbassa un cazzo di niente. Sì, qualcosina fa. Non è il massimo, però come vedete questo si sta abbassando, così al massimo e così lo abbasso un po'. Il mio segnale FT8 è sempre qua, vediamo se spengo. Oddio, io li vedo abbassarsi un po' tutti e due. Ora, se abbasso il mio segnale e alzo la mia antennina, e lui mi prende anche l'FT8 attraverso questo filo e i cavi di rete. Quindi devo toglierlo questo. Allora lo tolgo e ho il segnale così. Va bene. Allora gain 2 lo sparo al massimo, cioè l'antennina guadagno al massimo. Vediamo se alzo magari un po'. Ecco. E infatti così lo annullo e così lo alzo, perché questa è la fase. Va bene, ora alzo il gain 1, che è quello del segnale che mi interessa, ed ecco che c'è un morse di sotto. Ma se io giro la fase adesso, lui non mi annulla una beata minchia. C'è un CQ di sotto. Ok, ripetiamo. Segnale al massimo. Questo al massimo e modifichiamo. Niente, non si riesce a cavare un cazzo da questo coso. Io rinuncio.
Riepilogando, questo attenua un po' meno di questo, ma entrambi non sono riuscito a usarli. Qua ho messo un 2N2222 che stranamente ha il pinout al contrario e non capisco perché, davvero non capisco perché. Su internet tutti i pinout li danno come l'avevo montato all'inizio, ma ho dovuto girarlo al contrario. E vabbè, sarò cretino, non ho idea. Comunque ora funziona. Anche lui in teoria funziona, se facesse quello che deve fare e non fosse semplicemente un attenuatore. Io non so, probabilmente non lo so usare, probabilmente il tipo di disturbo che cerco di eliminare non si può eliminare con questo oggetto. E quindi basta così. Rimango senza, così, semplice cavetto. E mi tengo questi sostanzialmente, questo e questo, che spaziano per una grande fetta di frequenze. Iar la Cluj, CFR are ca adversară formația Clase Mioveni. C'ha ragione. Ultimul joc al etapei, sì. Dinamo București cu Chindia Târgoviște. Ha ragione. E per concludere, ecco spiegato perché il transistor era al contrario. Perché c'è questa stronzata. Il nuovo 2N2222 ha la P davanti, la P come la P che significa prostituta della loro, vabbè, praticamente hanno invertito il pinout, quindi 2N2222 è così, il prostituta 2N2222 della loro prostituta genitrice è così. Ecco il motivo per cui ho dovuto girarlo questo cacchio di transistor.